e l'amore per il prossimo. Ti chiediamo, Signore, in questo momento il fervore che si viene meno e attenua la nostra lode, la rende debole. E ti chiediamo il fervore nell'amore del prossimo, perché ci immedesimiamo nei dolori degli altri, ci interessiamo alle sofferenze gli uni degli altri, perché questo a te è gradito. Oh Signore, è questo duplice amore che tu vuoi che noi rinfocoliamo questa mattina ai tuoi piedi, tu che ami il Padre e per amore del Padre ti sei sacrificato, tu che ami noi e per amore di nostro continui a rimanere su questo altare. Tutto tu fai all'insegna dell'amore, fa che anche noi sentiamo l'amore. E tutto si è determinato in noi dall'amore, l'amore per te, l'amore, l'interesse per i nostri fratelli. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. oggi e sempre, sia lodato. Gesù mio sacramentato. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli li liberò dagli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato i nostri dolori e le nostre malattie. Signore, tu ti sei addossato i dolori degli uomini, tu ti sei caricato di tutte le infermità e di tutte le malattie, cioè di tutte le conseguenze del peccato di Adamo e di tutte le generazioni che seguirono Adamo e che sono e saranno, tranne il peccato che era incompossibile con la tua divinità, ma tutte le conseguenze del peccato e i castighi del peccato tu le hai prese su di te, hai preso la morte, castigo del peccato, quando nel paradiso tuo padre diceva: se mangerete, morirete. La morte è entrata in questo mondo come prima conseguenza del peccato e tu l'hai presa su di te, sei morto per noi. Hai preso tutte le nostre infermità su di te, tutti i nostri castighi gravano su di te e tu li offri al Padre, li offriste al Padre di Getsemani. Li offriste al Padre sulla croce e li offri continuamente su questo altare dove perpetui il sacrificio della croce. Oh Gesù, tu tanto hai amato gli uomini da dare te stesso, da annichilare te stesso, da consumarti e per questo la tua discendenza, la discendenza di giusti. Perché tu hai giustificato tutti, offrendo te stesso, la discendenza canta le tue lodi. Questa sera, mattina, noi discendenza tua, guarite da te, salvati da te sulla croce, questa discendenza canta a te, canta le tue lodi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Ringraziamo, Signore, di questo momento di adorazione,
Ringraziamo perché tu hai toccato il rene di una persona molto malata e lo avvia a guarigione. La persona sente che sentiva un peso al rene, sente invece una frescura al rene, come se un alleviamento di quel peso che portava è il segno fisico immediato di una guarigione che sarà completa tra giorni. Signore vuole questa mattina alleviare le sofferenze di tutti quelli che sono affetti da carcinoma, tumori in qualunque parte del corpo e vuole guarire piccoli tumori, noduli alla gola e al seno. Signore, li vuole guarire Grazie, e Signore. ringraziamo il Signore per questi piccoli noduli, sia qui alla gola, sia al seno, che come di incanto svaniscono. E adesso supplichiamo il Signore e lodiamolo, continuiamo la nostra lode in chiave personale, si dà luogo alla testimonianza. Si prega di dire nome e cognome. Ora vi leggo una testimonianza scritta arrivata ora e firmata Ettore. Cercherò di decifrarla perché è scritta in maniera un po' tremenda. Mi chiamo Ettore, ho 29 anni. A distanza di 3 anni voglio ringraziare il Signore per quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Sono approdato in questa comunità per bisogno. Mia moglie era ridotta in uno stato spirituale pietoso a causa di una fattucchiera che ci ha ingannato. Ma qui abbiamo trovato Gesù che è luce per i nostri. Non si capisce, comunque, per noi. La nostra famiglia era allo sbando, ma il Signore ci ha liberati dal maligno e dopo 3 anni di combattimento spirituale abbiamo trovato la vittoria che non appunto è un po' indecifrabile, ma che non consiste soltanto nella liberazione dai fatti diabolici, bensì nella scoperta dell'amore verso il Signore. Il nostro buon Gesù si prende cura di noi senza che noi ce ne accorgiamo e io posso dire che il mio Signore mi ha trasformato dalle tenebre alla luce. Gesù ha sempre risposto alle mie preghiere e mi ha dato luce nel mio cammino di santità e quando l'ho invocato non si è fatto attendere. Adesso sono felice perché con Gesù nel cuore niente e nessuno potrà intralciare il mio cammino verso di Lui. Gesù è la chiave delle nostre sofferenze, è la nostra forza. Spesso pensiamo che Gesù ci ha abbandonato, ma non è così, anzi ci è sempre vicino e vuole vedere quanto noi l'amiamo e vuole vedere se veramente abbiamo fiducia in Lui, vuole la nostra fede. Tutti dobbiamo ringraziare il Signore, tutti abbiamo dei debiti con Lui perché ci dà la salute, ci dà il necessario per vivere, ci guarisce, ci consola. Ci consola nelle afflizioni e ci libera dal maligno, ci concede il perdono per i nostri peccati e ci dà la vita per espiare le nostre colpe. E allora con umiltà dobbiamo ammettere di essere tutti debitori con il nostro buon Gesù. Grazie Signore Gesù per il terzo figlio che mi stai donando. Ettore, ringraziamo il Signore assieme a lui. Salve Signore, mi chiamo Ginevra Cattarnic, vengo a nome di mio figlio Federico che ha 5 anni. Al bambino a gennaio gli è venuto il diabete mellito
mentre era in coma, ha aperto gli occhi dicendo a me, al suo papà: guardate, c'è Gesù che mi sta guardando. Allora suo padre ha cercato di dirgli: no, Gesù è là in croce, papà non lo vedi, mi sorride. Grazie Signore, dagli la forza di continuare. Grazie, alleluia. Abbiamo un'altra testimonianza scritta, è di una nostra sorella, Paola Arcillesi. Dall'11 agosto sono entrata nella sofferenza. Non potevo camminare e dovevo stare a letto a causa di una trombosi alla gamba sinistra che era gonfia e piena di fistole e mandava liquido. Inoltre avevo un dolore fortissimo al polmone destro che dopo esami si è scoperto essere causato da un embolo polmonare. Fino al 2 settembre sono stata tentata, cioè tentate varie cure, ma senza risultati, per cui il 3 settembre sono stata operata presso la clinica Orestano. L'operazione doveva durare mezz'ora, invece è durato 4 ore perché hanno trovato la vena savena piena di trombosi e la situazione era peggiore di quanto ci si aspettasse. Non mi avevano praticato l'anestesia generale, ma solo quella locale. Di conseguenza ho sentito tutto, con le sofferenze immaginabili. Solo l'amore di Dio è riuscito a sostenermi. Cantavo dentro di me un canto: Gesù Cristo è tanto grande, non vi è un altro come Lui. E continuai a cantarlo per tutta la durata dell'operazione, anche se a momenti dicevo al medico: sto male, sto per morire. Il dottore alla fine mi ha detto: sei stata veramente brava. Ringraziamo il Signore di tutto quello che fa. Ora noi vogliamo supplicarlo per tutti i nostri malati che ci stanno a cuore, quelli che abbiamo lasciati in casa e per tutti i malati qui presenti. Ci mettiamo in piedi, invocheremo lo Spirito del Signore e invocheremo la guarigione che scende da Gesù, che è qui presente in mezzo a noi, in mezzo al suo popolo. Disponiamoci così con l'invocazione dello Spirito alla preghiera, perché la nostra preghiera fatta a Gesù sia fatta nello Spirito. Yashurani Vakina boşu Spirito di Dio, noi non sappiamo cosa chiedere e come chiedere. Ma tu vieni in soccorso di tutti noi, tu che conosci i segreti di Dio, tu che conosci la volontà del Padre. Noi ci affidiamo a te, o Spirito di Dio, collocaci tutti in Gesù, nostro Salvatore, perché soltanto la preghiera fatta da Lui che viene ascoltato dal Padre. O Spirito di Dio, chiedi per noi. O Spirito di Gesù, chiedi per noi. E noi saremo esauriti, perché qualunque cosa tu, o Spirito di Gesù, chiedi al Padre, verrà esaurito. O Gesù, animati dal tuo Spirito,
Noi ti presentiamo le nostre richieste, ti presentiamo, o Signore, tutta questa assemblea, e questa assemblea che si presenta a te è un'assemblea malata nella mente, nel cuore, nel corpo, nello spirito, è un'assemblea appesantita dal lungo viaggio della vita. Il nemico l'ha colpita, oh Gesù, buon samaritano, fermati qui in mezzo a noi, siamo qui attorno a te, non è soltanto uno ferito in mezzo alla strada, ma siamo tutti feriti, tutti languenti, tutti bisognosi del tuo olio e del tuo vino, tutti bisognosi di essere risollevati, fasciati dalle nostre ferite, presi da te e portati lì all'albergo perché i tuoi servi continuino la cura. Gesù, abbi pietà di noi in questo momento, noi ti invochiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Signore, noi ti presentiamo tutti i nostri tumorati, ce ne sono tanti qui presenti, e tutti i tumorati che noi abbiamo a casa. Tu hai manifestato la volontà questa mattina di voler alleviare i dolori che comportano queste affezioni e le cure che conseguono a queste affezioni, cure doloranti. Signore, tu hai detto che lenisci i dolori e rendi queste cure proficue con un intervento particolare della tua grazia. Affretto, Signore, la guarigione di tutti i tumorati, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Ci sono poi mali sospetti, chi ha la gola, chi ha l'inguine, qui, chi in altre parti del corpo. Signore, fa che questi mali sospetti siano dissipati, distrutti da te, in modo che possiamo avere un poco di pace. Per questo noi ti supplichiamo, oh Signore. Signore, ci sono tante persone qui in mezzo a noi che sono sotto cura specifica o di radioterapia, oppure altre cure. Signore, ti preghiamo che queste cure, che sono anche dolorose, siano come strumento delle tue mani e siano caricate dalla tua grazia. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le persone che sono in dialisi, o sono ammalati e reni, oppure hanno difficoltà nel complesso così urinario, Signore, per tutte queste persone noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti quelli che hanno fistole, che hanno piccole piaghe che non possono guarire. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E ti presentiamo tutti quelli che sono ammalati nel corpo, in qualunque parte del corpo, che hanno disfunzioni, cominciando dal sistema nervoso, disfunzioni in testa, disfunzioni all'apparato cardiovascolare, disfunzioni allo stomaco. Signore, tutte queste persone li presentiamo a te perché la tua grazia scenda su di loro. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. E adesso, Signore, ti presentiamo tutti gli ammalati delle nostre case. Ognuno di noi ha un ammalato a casa. È un'ondata di malattia che invade la terra. Signore, noi non sappiamo perché tutte le nostre case hanno un ammalato. Che cosa succede, Signore, nel tuo popolo cristiano che pure crede nel tuo nome? Forse ci vuoi associare alla tua passione e morto, Gesù. Forse vuoi provarci, vuoi liberarci
dei nostri peccati, vuoi purificarci. Signore, noi accettiamo tutte queste prove, ma ti chiediamo di alleviare la tua mano, di gradire il sacrificio che noi facciamo e preghiamo a te, Gesù, che sei offerto per tutti, che il tuo sacrificio basti per l'Eterno Padre a soddisfare tutti i peccati degli uomini, tutte le nostre mancanze. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E adesso, Signore Gesù, vogliamo associarci alla sofferenza del mondo, alla sofferenza dei bambini seviziati, delle donne lacerate, alle sofferenze che si commettono, che succedono in tutte le parti del mondo, per le cattiverie degli uomini. Signore, ti presentiamo tutti gli ammalati del mondo, tutti i sofferenti del mondo, tutti i violentati del mondo, tutti i percorsi del mondo, tutti gli ammalati a causa di malattie terribili. Signore, tutto un mondo malato, il mondo della sofferenza, che conta milioni e milioni di individui. Tutti questi te li presentiamo, Signore Gesù, perché abbiano così la grazia questa mattina di un alleviamento dei loro dolori, delle loro sofferenze, e tanti per te, oh Signore Gesù, guariscono dalle loro infermità. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Adesso cantiamo la nostra fede in Gesù. Io sono il Signore, colui che ti guarisco. Sono il tuo Dio, il tuo Signore. Disonesto, importunato da quella donna che chiedeva, concesse la grazia, e tu dicesti: se quel giudice disonesto, per l'importunità di quella donna, per levarsela di mezzo, lei se lo dì, quanto più il Padre vostro che è buono non ne esaudirà voi, se chiedete a Lui con insistenza e con fede. Signore, noi vogliamo chiedere con fede e con insistenza, ascoltando l'invito del profeta: non datemi riposo e non datemi riposo, chiedete e otterrete. Signore, chiediamo a Te con insistenza, aumenta la nostra fede in Te, oh Signore. Aumenta la nostra fede, perché nulla è impossibile a chi crede. Signore, noi crediamo nel Tuo potere di guarigione, noi crediamo che Tu vuoi guarirci perché ci ami, che Tu vuoi liberarci perché per questo sei venuto, che Tu vuoi consolarci perché per questo hai mandato il Tuo Spirito. Noi crediamo in Te, oh Signore Gesù. Guariscici, oh Signore. Liberaci, oh Signore. Consolaci, oh Signore. E adesso cantiamo Uomo di Galilea.